Vai. Rimangono le RSA che ospitano anziani e disabili, le strutture indubbiamente più fragili in questa emergenza sanitaria da Covid-19. Dopo la RSA di Bucine e di Badia Prataglia ci sono stati, come sappiamo, altri casi in una RSA di Montevarchi, e allora c'è l'intervento forte del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, che dice non abbiamo agito preventivamente. 17 contagiati nell'RSA, forse neanche basterà questo momento. Purtroppo no, perché aspettiamo all'incirca altri 50 tamponi tra ospiti e personale. Purtroppo, l'ho detto tante volte, ma sono inascoltata, c'era bisogno di una prevenzione che non è mai stata fatta. Il caso di Bucine, proprio nella nostra vallata, a quanto pare non è bastata, e ci sono tante altre strutture dell'RSA della nostra regione che purtroppo presentano lo stesso fenomeno. Senza tamponi da fare al personale e ad agenti in maniera preventiva, poi si arriva a situazioni come queste. Per me sono delle vere e proprie catastrofi. Ricordiamoci che dietro ad ogni ammalato di coronavirus o ad ogni defunto c'è una famiglia. Noi si parla da settimane di numeri. Di aumenti di numeri, è aumentato di un'unità, è aumentato di due, sono dietro sofferenze legate ad ogni singolo caso che non devono essere assolutamente poste in secondo piano. Quindi ogni caso positivo all'interno soprattutto di una struttura dove ci sono gli anziani per me ha una grandissima gravità, e quindi io mi auguro, anche se ormai per la nostra struttura è tardi, ma almeno per le altre, che ci sia un intervento sostanziale a tappeto, perché si possa individuare eventuali fenomeni che, come in questo caso, purtroppo si sono verificati. Temo la risposta dei prossimi tamponi, purtroppo.